Io, ragazzi, devo dire, è stato un anno e mezzo, ma sapete che io non vedo l'ora, non vedo l'ora di essere un vecchio. L'anno prossimo io avrò 50, ma non vedo l'ora di averne 70, perché sono uno di quei vecchi che ci sono qui al pomeriggio, che col suo bicchiere di rosso, vi racconto la pandemia, che bello! Noi ci siamo nella storia. E io ti giuro, un anno e mezzo fa, io ci ho creduto agli arcobaleni. Io ci ho creduto, gli andrà tutto bene. Io ero uno di quelli che alle 6 era sul balcone a cantare l'inno. L'inno nostro, Fratelli d'Italia, che già il nome non è proprio, però. Cioè, te la fa scendere un po', diciamo, il patriottismo che uno, no, le volte uno ci prova. E io lo facevo lì con la mano sul cuore, pronti alla morte, siamo pronti alla morte. Tanto non usciamo di casa. No, però l'ho fatto per dire, c'era con mio figlio 12 anni, che i ragazzi sono velocissimi, capito? Che mi guardava e diceva, ma che cazzo fai? Canto l'inno, come i francesi anche noi, se non ora quando? L'ho fatto, io ci ho creduto, andrà tutto bene, io ci ho creduto che alla fine di tutto saremmo scesi in strada tutti quanti ad abbracciarci, a tenerci per mano, a cantare insieme Kumbaya. Io ci ho creduto in un mondo che si sarebbe amato tutti con tutti, basta odio, basta, ci ho creduto. Poi eravamo chiusi in casa, ti ricordo che eravamo chiusi in casa, non ti guardavi la TV, guardavi tutto, i telegiornali, tutto. A un certo momento atterra un aereo. Fanno la diretta di questo aereo che a terra sopra c'è una ragazza che si chiama Aisha, ma che prima si chiamava Silvia. Noi abbiamo pagato per farla liberare giustamente ed eravamo tutti lì in trepidante attesa di Silvia che arrivava. Che bello, Kumbaya, Kumbaya, lì, belli, momento massimo d'amore. Si apre il portellone, lei scende. Cos'è che c'ha su? Un kiwi, un kiwi, l'aria condizionata dell'aereo, un velo, secondo te, stronza, un grido, bellissimo. Io ho detto, meno male, dai, siamo le stesse merde di sempre, perché, no, sinceramente, un mondo che si tiene per mano e canta Kumbaya, io poi che cazzo mi racconto la gente. Allora, erano tutti, io mi ricordo, vicini, incazzati. Quella sera nessuno ha cantato l'inno. Tutti incazzati, incazzati come pantere. Io invece sono un comico, ho avuto un pensiero laterale. I comici hanno pensieri laterali. Ci ho pensato, ma pensa se la madre per festeggiare le ha preparato le costine. Cioè, figura di merda. No, per dire, no? È giusto, devi pensare sempre. È stato un anno incredibile, è successo di tutto diverso. Io, allora, quest'anno, in controtendenza con me stesso, avevo deciso di guardare il Festival di Sanremo. Perché? Perché noi siamo mondo dello spettacolo, mondo dello spettacolo fermo, teatri chiusi, locali chiusi, non ci si esibisce. Noi tutti in diretta su Facebook così, cagatemi, fatemi sentire le risate, in astinenza totale da pubblico. Quindi mondo spettacolo fermo, il festival si fa lo stesso, perché Sanremo è Sanremo, fantastico. E io ho detto, cazzo, questo lo guardo, perché è un piccolissimo pezzo del mio settore che lavora e io da artista devo sostenerli. Non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. Cazzo, sono partiti con la pubblicità, ho detto, non posso fare questa strozzaria. Però mai come quest'anno io avevo gente che mi chiedevano, come persona informata sui fatti, se io avessi visto Sanremo, ma non il lunedì quando è finita tutta la kermesse, giorno per giorno. Faccio mercoledì mattina, scendo a fare la spesa e mi fa, l'ha visto ieri sera a Sanremo? No, sì, no, non l'ho visto perché il martedì sera insegno, ho un corso di comicità in teatro. Ma dura fino a tardi, eh? Sì, insomma, io guardo i programmi iniziati, mi giro i coglioni. Il giovedì, ma l'ha visto ieri? Non l'ho visto, signora. Perché? Perché il mercoledì, signora, su Top Crime c'è Law and Order Special Victims Unit. Per brevità, Law and Order SVU. Io non perdo una puntata di Law and Order SVU. E non tanto perché Maris Gaga è una figa imperiale, no, quanto perché mi piace l'uso disinvolto della parola sperma che fanno in questa serie. È bellissima, no, ti giuro, è una cosa meravigliosa. Tanto gli assassini di Law and Order SVU, cioè tutta gente che non si capisce il modus operandi, perché, cioè, trovano sperma ovunque. Quando arrivano a fare i rilevamenti, c'è lo sperma sulla lampada, c'è anche un po' sul soffitto. E tu ti immagini sto qua che dà il primo colpo, poi aspetta un attimo, ancora ti finisco. È bellissimo.
tantissimo, mi piace tantissimo. Vabbè, ok, quindi non l'ho visto neanche mercoledì. Giovedì l'ha vista, no, giovedì avevo un impegno precedente perché mi ero dato un appuntamento, poi se mi tiro il pacco ci rimango male, sono pervaloso, mi tengo i musi. Questa potete usarla, se la dite veloce non se ne accorgono, guardano un po' così però. Venerdì non l'ho visto perché venerdì, signora, io ho la riunione dei giocatori anonimi e tanto ci tengo a dire che per noi Sanremo ha tutto un altro significato. Ma sabato però la finalona del sabato l'avrà vista. No, perché essendomi perso le puntate precedenti non ci avrei capito un cazzo e quindi non l'ho guardata. Però è stato un anno incredibile, tutto diverso, il Natale. Natale diverso, il Natale quest'anno è stata una roba. Allora, il Natale di quest'anno è stato il più bel Natale della mia vita. Io, la mia compagna e mio figlio. Fine. Chiusi in casa, solo noi, non cosa facciamo d'antipasto, e alla zia questa roba qui non gli piace, mia nipote è celiaca, vaffanculo! Ho fatto il Natale in mutande! Io fra vent'anni parlerò del Covid come di Mussolini, ha fatto anche cose buone. Sì, è stato bellissimo, bello, ho guardato la TV, io sono un teledipendente, io guardo la TV, cioè gli stessi film che ci sono su Netflix, quando li danno in TV io li guardo in TV, con la pubblicità, e cazzo me le fa, e non so perché, non sono fatto così, sono vecchio, vaffanculo, però... Sì, giuro, allora io guardo i film, e Natale però è un momento di merda, perché a parte una poltrona per due, no, quello va visto, cioè religiosamente ogni anno, no, il film comico più bello, non l'hai mai visto, vai via, non puoi guardarlo, non puoi mai, no, vai via, allora, non l'hai mai visto, ma veramente, ma vaffanculo, no, cioè... No, ma no, no, guarda, su questa cosa sono serissimo, eh. No. Porca puttana, devi morire senza aver mai più scopato nella tua vita. No, sì, vaffanculo, si può, non potrebbe. Non guardarlo a Natale, cazzo, ma guarda, allora, non c'entra niente in realtà. Cioè, Dan Aykroyd, Eddie Murphy. Regia di John Lennon. Adesso vado avanti, allora dunque, no ragazzi, sai quelle robe che uno dice, però è carina sta qui, sei diventato un cesso di casa, no scherzo, magari avercene che non hanno visto la potrò per due così, no, allora, cioè, sono dissociati questo, allora, torniamo a noi. Dicevo, fanno dei film, ma l'abbiamo preso a fare dei film, perché non capisco, cazzo, le commedie romantiche americane, ma non vi sta sul cazzo anche voi le commedie romantiche americane, perché ne ha scritta uno, sono tutti uguali. Allora, c'è una coppia, stanno insieme da 8-10 anni, lei è una figlia imperiale, lui lo fa un po' scemo o leggermente stronzo, ma sta insieme da 10 anni. A un certo punto lei entra in un drugstore e incontra il boscaiolo della sua vita, colpo di fulmine, e manda a fanculo là. Io empatizzo subito con lui, quindi la commedia per me è andata già a fanculo. No, io empatizzo, perché due stronzi gli pisciano sul cuore, capito? Questo magari è uno che si è fatto un mutuo trentennale perché la stronza voleva un loft nell'Upper East Side, capito? Si è sparato tutti i Natale e Capodanno con la famiglia di lei nel Connecticut, è l'unico che porta fuori il cane, lo zio più simpatico di lei è il presidente dei QAnon, questo si è rotto i coglioni 10 anni, poi arriva il boscaiolo, amo, ma vai a far culo a me, una roba che mi fa incazzare. E poi fanno Pretty Woman, non ho mai capito che fanno Pretty Woman, Pretty Woman è una stronzata senza pari, è il film più brutto della storia. No, io lo so, perché ci sono sempre due, no, è una favola, è una stronzata! Le prostitute sono schiave, cazzo, e non sono fatte come lei! Ma soprattutto i miliardari che le sposano non sono fatti come Richard Gere. Mettici Danny DeVito, diventa tutto un altro film! Raccontiamo le cose come stanno, basta queste stronzate, basta! Ma poi te lo immagini, ho presentato che sposo un miliardario, due giorni dopo la intervista, una Vanity Fair, arrivano, come va? Beh? Ma lei cosa faceva prima di sposare Mario? Ma dipendeva molto dal compenso, ma... un po' di tutto, diciamo. E adesso come si sente? Paura, sentimento più paura di perdere l'anello in un round di fist fight. Comunque, a parte questo... siamo così, cioè, capito? Guardiamo queste cose. Però il Natale quest'anno ha avuto un sapore diverso perché c'era questa bontà ostentata. Cioè, eravamo invasi da articoli di giornale che volevano farci credere che le forze dell'ordine
fossero diventate buone tutto insieme, quindi hanno iniziato la polizia, si dice la polizia, ha iniziato la polizia che ha passato la vigilia a casa di una vecchia che era sola, quindi ha telefonato alla polizia. Questi sono arrivati e hanno e non l'hanno neanche sfangalellata, per dire, no, no. Sono fatti la foto. Allora i carabinieri, i carabinieri il giorno dopo, no, no, dobbiamo trovare un vecchio, ragazzi, la casa di un vecchio, anche i carabinieri, ci ho provato anche la finanza, è andata benissimo, che ha citofonato a casa di un ex dirigente di Autostrada in pensione, guarda in finanza, pum, infarto secco, ho lasciato moglie e due figli indagati a piede libero, comunque, giusto così. Io adesso sono sincero, cioè mi sembra che tutta una montatura, una grande strozzata, ma veramente, cioè, anche perché io, i miei genitori sono calabresi, cioè da noi è normale che la polizia arrivi a Natale a casa. Sono arrivata a costare, bravi, bravo, non so se ci hanno portato il regalo, il calendario, i braccialetti d'argento a Vito, ha detto che sta con loro per il resto delle feste, cazzo, ma se mai capisci, ma poi tutta questa, io mi sono immaginato, cioè di qua a 40 anni, no? Io ne avrò, non ci sarò, che cazzo dici, no? Io quasi 50, certo. Però 80 anni, sono da solo a Natale, potrebbe succedere, potrebbe, cioè non è che è proprio la prima cosa che mi viene, sono solo la vigilia, so, giochiamo due troie? Gli ispiri. Se dovessi chiamare la polizia a 80 anni è perché non c'ho il cazzo di usare Alexa per mettere un timer. Allora chiami la polizia e dici: mi richiamate fra 10 minuti, che così scolo la pasta. Grazie a tutti.